E online noprofitlab.it, il portale con la mission di aiutare le organizzazioni no profit a crescere e strutturare nuovi modelli di innovazione sociale. Aperto agli operatori del terzo settore e non solo, noprofitlab.it è un luogo di confronto dove mettere in rete progetti ed esperienze. Può contare su uno staff giovane, tutto foggiano, ma che ha già maturato una significativa esperienza. Valeria Carannante, social media manager, Salvatore De Martino, detto Stampa, Fabio Quitadamo, promotore dell'iniziativa. È una nuova avventura che personalmente ho voluto mettere in pista insieme a dei professionisti e amici che in qualche modo mi accompagnano in questo cammino. L'obiettivo di nonprofitlab.it è quello di dare, diciamo, più evidenza e valore ad un settore che in questo periodo sta subendo delle forti trasformazioni dal punto di vista legislativo alla digitalizzazione e si trova sempre ogni giorno ad affrontare problematiche sociali che prevedono un forte grado di adattabilità e di flessibilità. Pertanto vogliamo in qualche modo supportare le organizzazioni del terzo settore a crescere e a creare nuovi modelli di innovazione sociale. La comunicazione ormai è tutto per le associazioni di volontariato, per le organizzazioni del terzo settore. Ormai i bandi e le opportunità di finanziamento sono assolutamente imprescindibili per le organizzazioni del terzo settore. Il No Profit Lab vuole essere un punto di riferimento e anche un amico per accompagnare tutte le organizzazioni. Un format moderno, pratico e semplice a cui poter attingere informazioni, news ed utility. Noprofitlab.it è un portale fresco, immediato, strutturato in più aree tematiche e uno spazio alle idee, al confronto nella sezione blog. Il blog per noi è una vetrina dove inserire tutte quelle che sono le esperienze, le buone prassi sia di realtà locali e del sud Italia, ma anche andando oltre Alpe, quindi andando a identificare quelle che sono delle esperienze a livello comunitario che possono essere di esempio per stimolare, diciamo, interventi e azioni sociali anche sul territorio.